Allora, il romanzo Fadia, pubblicato da Castelvecchi nel giugno del 2022, è un racconto che si discosta un po' dai romanzi storici, che sono la mia caratteristica, ed hanno a che fare molto con la mia storia, la mia autobiografia. Il romanzo che affronta tematiche molto attuali, molto tragiche, parte dalla storia di un medico, di un professore universitario in ginecologia, ho sentito ginecologia, che a un certo punto della sua vita ha un arresto cardiaco e durante l'arresto cardiaco ha una visione, prima che il cervello si spegnesse, ha una visione di un percorso verso la morte, in senso laico, senza essere inficiato da credenze o altre cose, ma proprio in senso strettamente laico, il viaggio verso la morte, dove incontra una serie di personaggi, dove si confronta con questi personaggi, ma che subito esce fuori il rimorso per una vita che lui non ha saputo affrontare o ha affrontato in modo leggero, pensando che tutto si potesse ridurre al fatto che lui era un potente e che tutto ciò che gli stava attorno doveva sottostare a quello che lui gli era più consono. E in questo viaggio incontra anche una giovinetta che stava andando verso la morte, hanno un rapporto, e toccandogli il cuore vede che non batte, e lì c'è tutto, dice: tu come fai ad amare senza un cuore battente? Da lì parte questa idea del romanzo, perché lui si riprende sotto i colpi del defibrillatore, però cade in una crisi profondissima, una crisi di identità, una crisi di valore, una crisi spirituale fortissima, e il fatto che si perde, cioè lui incomincia ad avere problemi, perché nella sua giovinezza, nella sua giovinezza aveva incontrato in Siria una novizia cattolica, Fadia. Allora lui cerca, riprendendosi, va a ripercorrere quella che è stata la sua vita, e incomincia dalla sua infanzia, tristissima, perché lui era un figlio mulo, cioè i figli che le poveracce, le serve a servizio delle grandi case, dei grossi proprietari terrieri, nascevano, avevano da questi signorini che non si sposavano perché avevano tutte le comodità, tra cui quella di abusare e usare le donne che stavano al loro servizio, anche ingravidandole, facendole avere figli. E Andrea Bisi, che è appunto il protagonista di Fadia, questo medico, era un figlio mulo, cioè un figlio che non aveva un'identità ben precisa e nemmeno veniva riconosciuto come un essere umano, ma era una specie di animale dotato soltanto certamente di parole e di pensiero. Quindi ricostruisco la sua giovinezza, la sua fanciullezza, che la madre, per poterlo far sopravvivere, lo aveva mandato garzone in un pastore che gli permetteva solo ogni tanto di mangiare, di bere un po' di latte, di mangiare, diciamo, il prodotto della pastorizia, formaggi e altre cose. E lui soprattutto racconta di essere vissuto dentro una grotta eremitica, che lui non sapeva da ragazzo che quella era una grotta eremitica, ma che poi, andando avanti nel tempo, in questa grotta eremitica lui passò tutta la sua infanzia, di notte soprattutto, nascosto, protetto solo dalle capre e dalle pecore, dal calore delle capre e delle pecore, vedeva questa immagine dentro la grotta, che erano appunto dei graffiti bizantini legati alla religione ortodossa. E lui piano piano, quando incominciò ad andare a scuola, conobbe un maestro che lo addestrò al sapere, allo scrivere, al sapere, non perché gli voleva particolarmente bene, ma perché in questo ragazzo, questo maestro, vedeva anche una sua forma di riscatto, perché il maestro a sua volta aveva vissuto una storia molto tragica.
Il ragazzo poi costrinse il padre, un signorino appunto dopo la morte della madre, nel romanzo di Faria c'è la descrizione della morte della madre, che sono delle pagine che piacciono di più, e lui prende e costringe il padre a dargli il nome, e il padre poi morente lo lascia anche proprietario di tutte le sue ricchezze, per cui il ragazzo si emancipa, va all'università, si laurea in medicina, racconto anche come non li laurea in medicina, e quindi lui nel suo percorso viene a conoscere per caso un arcivescovo ortodosso che si trovava in Italia, un metropolita della città di Aleppo della Siria, e ha con lui uno scambio perché vede un'immagine, mentre c'era questo convegno in cui partecipava questo altro prelato, un'immagine che era uguale a quella che lui nella sua fanciullezza vedeva sempre dentro la grotta. Era la Madonna del Latte, la Galactoparusa, molto venerata in Oriente, soprattutto in Siria, e quindi lui su questo fatto con questo prelato instaurò un rapporto molto forte, tant'è vero che il metropolita lo portò con sé in Siria e stette con lui in Siria per un tempo lungo, dove ha avuto modo di conoscere la cultura siriana e di entrare in contatto in intensità e confidenza spirituale con questo prelato, fino ad portare alla profonda riflessione Andrea Bisi su quello che era il suo concetto di mondo fino ad allora. In Siria vede tutta la Siria, i santuari cristiani, che in Siria dove c'è il primo cristianesimo si trova in Siria, e in Siria conosce Palmira, conosce Khaled al-Assad, che era il grande archeologo di Palmira, e ma poi torna in Italia, lì a Damasco conosce questa giovanissima Fadia, che appunto era una novizia cattolica, e con lei ha un intenso rapporto amoroso che si svolge anche in Italia, quando la ragazza per studiare veniva anche in Italia, ma che lui rinunciò poi a tenerla con sé perché pensava più alla carriera. Quando poi si riprese dall'arresto cardiaco e iniziò ad andare alla ricerca di un suo passato, ecco, lui ritorna in Siria, martoriato dalla guerra, e quindi racconta la guerra siriana, alla ricerca di Fadia, che dopo tante, tante tribolazioni riesce a vederla, e lì poi c'è la parte finale del romanzo. Logicamente il romanzo è molto intenso, mi ha coinvolto molto, soprattutto per questa storia che del metropolita di Aleppo e di Khaled al-Assad, che come si sa sono state tutte e due uccise dall'ISIS, per cui hanno grandi amici miei, che è grande sconforto, oltre la storia con questa monaca che poi aveva preso in tanti voti ed era diventata monaca, quindi il romanzo si intreccia intorno a tutta questa storia.